Buonasera, ben ritrovati con Dilettanti per Dire, puntata in cui abbiamo due ospiti particolari, scoppiettanti, Francesco Brunetti, a cui ovviamente chiederemo più avanti nella trasmissione un pronostico, no? Per la Champions League, visto che l'anno scorso è portato benissimo. Ciao Franci. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Buonasera E insieme a lui Marco Mellano. Ciao Marco. a tutti. Dunque, meno male che hai pareggiato, perché se avessi vinto, no? Io ieri seguivo col telefonino da Borgosese la partita. Insomma, la tua ospitata era già concordata da prima, avrebbero detto ecco, è venuto perché ha vinto una partita. E Sarei venuto in qualsiasi caso, ma era meglio vincere ieri, anzi era già vinta ieri. E poi? poi qualcuno dei miei giocatori si è dimenticato che Natale è passato da tempo e ha regalato qualche punto Ecco, prima all'avversario. di entrare in trasmissione con Francesco, dicevamo. Tu sottolineavi l'obiettivo, no, realistico in questo momento per la Juve Domo, che potrebbe essere quello di arrivare ai playout. Ovvio che cercherete la salvezza diretta, però arrivare ai playout col fattore campo a favore, e tu ti rammaricavi per i punti persi ieri, 2, 3 con la Greville. E Brunetti, giustamente, cos'è che aveva detto a Mellano? Francesco, cosa gli hai detto? No, gli ho detto che ad agosto il mister penso che avrebbe firmato per essere in questa posizione di classifica, per avere tutto un giro di ritorno in quella posizione e giocarsi per i playout. Certo, però anche ieri qualcuno mi diceva, prima della partita un pareggio a Trino l'avresti firmato, però a fine partita è chiaro che il rammarico è grosso perché, come con la Greville, i minuti di recupero non ti possono costare punti che per l'obiettivo che abbiamo noi sono importantissimi. Ed è solo questione di concentrazione, di attenzione. Cosa manca alla Juve Domo per fare il salto di qualità, per evitare di perdere questi punti per strada? Cosa manca? Manca magari l'attenzione in certi momenti della partita su certe cose. Ieri avevamo anche una situazione dove Pioletti non era disponibile, Bogani non era disponibile, Pesce non era disponibile, qualche giocatore l'abbiamo già perso nel mercato. Dunque, chiaro che ieri eravamo contati anche come ruoli. Poi, per fortuna che i giovani stanno facendo molto bene. Hai sviscerato la parola mercato, no? Sì. Natale è passato, la Befana è passata, adesso c'è il mercato degli svincolati. Potrebbe arrivare qualcuno, ne stai parlando con la società? Potrebbe, stiamo parlando, vediamo, potrebbe. Tu lo speri? Qualcosa, noi il nostro obiettivo era sicuramente quello di sostituire Bottone, non l'abbiamo ancora fatto. Potrebbe essere un obiettivo, valuteremo adesso in questi giorni. Tra l'altro un nome molto chiacchierato, non per la Juve Domo, per il piedi Morera, Simone Soncini, alla fine è rimasto in Svizzera in seconda, Non può più essere no, no, è tesserato in rimasto in Italia. Svizzera in seconda Lega, firmato proprio oggi. Francesco, tu hai detto Mellano avrebbe firmato per essere lì probabilmente al mese di agosto, invece voi del Vallestrona non avreste firmato per essere dove siete, cioè siete la grande delusione del campionato, no? Possiamo dirlo. Sì, purtroppo sì, abbiamo iniziato la stagione purtroppo in un modo negativo. Squadra nuova, le squadre sono come un puzzle. Se non metti bene i pezzi, poi diventa difficile. Io penso alle squadre grandi, guarda il Milan, che fatica sta facendo con. Ah, davvero, sta facendo fatica il Milan? E Pensavo quindi sempre, pensavo fosse purtroppo. piena zona Champions. Simpatico, visto, mister. Qualcuno diceva nel calcio facile subito, È dura. molto difficile. E quindi squadra nuova, però adesso ci siamo ripresi, sono 3 partite che vinciamo e quindi speriamo di fare un giro C'erano di troppi ritorno. galli nel pollaio, c'era. No, 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 non sono d'accordo, non sono d'accordo No, era perché una sì, domanda. no, 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 dico no, no, perché l'ho sentita tante volte sta storiella qua. Alla fine ci sono tanti buoni giocatori, una squadra va sempre bene. Purtroppo sono successe tante cose che dovremmo fare un'altra trasmissione. E quindi dai, speriamo di Dimmene fare. qualcuna. No, Adesso non posso. ma Come non puoi? non rilasciare Ecco, dichiarazioni, Brunetto. grazie, La scelta dell'allenatore? Cioè, No, cosa non andava bene con Moreno Tonati, che è una persona che io stimo molto no, perché. io no, no, non c'entra niente il mister, perché il mister l'ho avuto anche con la Synergy quando è arrivato l'anno scorso. Lui ha fatto anche abbastanza bene, se non bene. È che ci sono stati tanti giocatori. È stata un po' creata, ha creato un'ottima squadra, perché alla fine la squadra era di nomi tutti di categoria, se non sopra categoria. Purtroppo non è girata bene, dai.
Risposta mezza e mezza. Però, Daniele, permettimi, non puoi fare una domanda a un giocatore. Il problema era l'allenatore piuttosto che... No, no. Perché io, no, no, sempre che gliel'ho fatta, perché io stimo Di Moreno Tonati. Ma è una bravissima persona e come anche un buon allenatore, sì, quindi molto, mi è spiaciuto che sia stato esonerato. Quindi, sai, ci sono dei allenatori che ti stanno un pochettino più simpatici rispetto ad altri, alcuni sono più reclamizzati rispetto ad altri, colpa nostra, no? Sai che se uno... Se tu alleni è merito mio, no? Ah, dico già, così. Dimenticavo. Sai, sai la favoletta che se alleni a Domo è merito mio di Cominoli e di Guido Ferraro. Vabbè, lo sapevi? No, mi è tutta nuova questa cosa qui. Io lo sento sempre questo ritornello. Un pochettino. Si chiamano chiacchiere da bar. Sì, neanche. Però chiudiamolo sto bar perché ha rotto un po' le scatole. Nel senso. Poi sai, le chiacchiere, io dico sempre una cosa, se hanno un minimo di fondamento, uno sta zitto e le fa passare le chiacchiere, ma sentire certe stron XXXX, basta, non se ne può davvero più, quindi secondo me la lingua qualche volta andrebbe tagliata oppure tenuta a freno, perché poi le cose vengono riportate, vengono dette e se sono, ripeto, destituite da ogni fondamento, fanno un po', vabbè, sorridere. Un po' di sì, pepe, fanno ridere, sorridere, no, no, ambiente, esatto. Dai. Creano un po' di... È come il discorso della VAR a Cagliari, dai, Daniele. Perché c'era da... No, non era da guardare la VAR. Ma lì era un problema interpretativo di regolamento. Ah, ho capito. Non tocchiamo quel tasto lì, perché sennò poi dobbiamo, ah, dai, dobbiamo... Vi piace la VAR? A me sì, molto. Molto. A me molto. Bravo, mister. Bah. A me non... Sì, dai. Magari c'è ancora qualche problema di assestamento, ma a me piace molto. Però scusami... Mentre non mi piacciono molto i 5 cambi che la federazione ha destinato ai dilettanti. Sono troppi. Però la VAR, allora, è in Serie A, speriamo che... Beh, ovviamente in eccellenza in Serie D non si può fare, però a meno che arrivi fino in Lega Pro o in Serie B, a questo punto, cioè, se proprio deve essere questa la via... per uniformare, per far crescere anche gli arbitri, perché spiegami tu, un arbitro che arriva dalla Serie C, dalla Serie B, un arbitro che ha la VAR è più avvantaggiato, no? E quindi dovresti mettere le condizioni un arbitro in categorie minori di avere degli strumenti per capire se questo è un arbitro bravo, altrimenti... Beh, ma non vengono mandati allo sbaraglio gli arbitri, eh? Chi arriva a certe categorie perché le merita e perché ha fatto l'esperienza giusta in alcune situazioni. Io penso che comunque arbitri che fanno la C e la B, penso io, perché non, su quelle categorie non ti so dire, vadano a fare il quarto uomo in Serie A piuttosto che magari ad occuparsi di queste situazioni della VAR. Dunque no, non credo che sia così problematico portare un arbitro che sale, è chiaro, è come quando un arbitro di prima categoria che non ha i guardialinee va a arbitrare in promozione dove ci sono i guardialine. Paradossalmente è ancora più bravo, cioè nel senso che lì vedi che se non sbaglia è veramente bravo. Ma in prima categoria. Dico, incredibile che in prima categoria non ci siano i guardialine. Cioè l'arbitro deve guardare fuori gioco, deve fare tutto lui, è difficilissimo. Ma è questione di numeri però, Bruno, non ci sono e non è che possono. Lo so, mister, però a volte io mi arrabbio con l'arbitro su un fuorigioco, su un contropiede, l'arbitro deve fare uno scatto dall'altra parte e vedere un fuorigioco, ma... è quasi impossibile, fanno fatica in eccellente promozione con i guardialini, so, sì, con l'arbitro da però solo. Ha ragione Marco, se non ci sono i numeri, so. Miracoli non si possono fare. A proposito di numeri, andiamo in Serie D, l'angolo di Luca Spriano, poi analizziamo questo Borgosesi a Gozzano che anche sui social poi ha un pochettino, ha avuto un seguito, no? Delle parole forti da parte del Gozzano, la replica del Borgosesi che non è ancora arrivata ma potrebbe arrivare. Prima l'angolo di Luca Spriano. Buonasera, ben ritrovati e buon anno. Il campionato di Serie D è già ripartito, lo ha fatto ieri con la prima giornata di ritorno, un turno per nulla banale. Non banale perché il Gozzano è riuscito a superare un ostacolo insidioso, il derby esterno con il Borgosesi a 3-2 finale, partita sofferta, contestazioni da parte dei padroni di casa, ma alla fine i cusiani sono riusciti ad intascare 3 punti pesantissimi, anche perché la Caronnese con i denti, con le unghie rimane attaccata alla Gozzano, ha vinto anche ieri 1-0 contro l'Olginatese malgrado numerose assenze su tutte quelle dei due attaccanti Corno e Massaro. Dicevamo turno non banale, anche perché il Como,
che era ed è la più immediata inseguitrice della coppia di testa, è scivolato da meno 5 a meno 8. La squadra lariana infatti ha perso ieri per 3-1 sul campo della Prosesto, squadra che, lo ribadiamo, riteniamo potenzialmente tra le più valide in assoluto del girone, ma che ha perso troppe partite nella prima parte della stagione, complici anche alcuni infortuni, e forse alla fine rimpiangerà proprio questi passi falsi. Sta di fatto che dopo questo turno al Gozzano si presenta l'occasione di dare una spallata al campionato. Nel calcio, per la carità, non c'è mai nulla di scontato, però ovvio che le prossime gare potrebbero favorire un tentativo di fuga dei cusiani. Intanto il Varese ha pareggiato in casa 1-1 contro il Borgano, un Varese che sta attraversando un momento particolare. In atto la transazione societaria da Paolo Basile, che per ora resta proprietario, a Sauro Catellani, una transazione che sarà progressiva e che dovrebbe vedere i primi sviluppi già in settimana, e Varese che ha ricalibrato gli obiettivi, che alla luce anche dei problemi economici sono quelli di salvare appunto la società, rimetterla in carreggiata dal punto di vista finanziario e innanzitutto salvare la categoria. In questo momento sta di fatto giocando senza attaccanti dopo le numerose partenze del mercato invernale, ma in settimana già potrebbe arrivare una punta dalla Serie C. L'1-1 di ieri con il Borgaro è stato confezionato da un gol di Palazzolo e poi dalla risposta dei torinesi nella parte finale del match. Ora riflettori puntati anche sul discorso societario. Stavo tossendo perché un pochettino dei rimasugli dell'influenza ci sono, quindi chiedo scusa se ogni tanto tossisco nella trasmissione. Serie D, è vero che è la prima giornata di ritorno, poi sentiremo anche le parole di Gaburro, è vero che ne mancano 17, però adesso sembra che davvero Gozzano e Caronnese possano fare un campionato a sé stante, perché la sconfitta di ieri del Como a Sesto San Giovanni è pesante. 8 punti da recuperare a questo Gozzano, che nelle prossime 5 giornate affronterà tutte le squadre sulla carta non imbattibili, cioè nel senso che giocherà contro il Pavia, poi giocherà in casa, poi va a giocare a Borgaro con il Seregno e con il Casale, cioè potenzialmente può fare 12 potenzialmente punti. Ma nessuna di quelle partite è scontato. Comunque penso che i numeri, come dici te, dicono che ce la giocheranno Caronnese e Gozzano. Però se il Gozzano fa 12 punti nelle prossime 4, andrebbe addirittura a 59. Insomma, Caronnese deve veramente raschiare il fondo del barile. Penso che Gaburro e qualcun altro avranno le mani chissà dove in questo momento qua, dopo questa tua affermazione. No, però è un dato di fatto. Cioè, questo Gozzano veramente... E poi, con i giocatori che ha preso adesso, Francesco... No, io dico che sarà un testa a testa tra loro due, con il Como che sicuramente non mollerà. Però, come dice giustamente il mister... Le 5 partite che arrivano per il Gozzano adesso sono tutte insidiose, nel senso che per vincere i campionati bisogna vincere a Borgaro, bisogna vincere in queste trasferte qua. E lo ha sempre, cioè il vantaggio del Gozzano è che lo ha fatto fino ad oggi, cioè non ha mai lasciato, a parte i 3 di Olginate, che però arrivavano dopo una lunga serie positiva, per il resto le partite che doveva vincere le ha sempre vinte, sì, sì, sta con una certa tranquillità e padronanza. Cioè ieri era già un incrocio mica da ridere, cioè il derby, la prima giornata dopo 2 settimane, dopo il panettone, la Befana, il derby sentito, e lo vinci 3-2. Sì, sì, no, il Gozzano sta facendo un campionato strepitoso. È che adesso, come hai detto tu prima, queste 5 partite qua, se riesci a fare punteggio pieno, diventa bella. È la tua favorita, Marco, rispetto alla Caronnese? La mia favorita in questo momento qua è il Gozzano. Io invece sono più per la Caronnese, anche se tifo Gozzano perché ho anche amici e tutto, però per me è la Caronnese. Allora facciamo una cosa, andiamo a vederci la partita di ieri, poi voglio anche un vostro commento sugli episodi arbitrali che ci sono stati. Secondo me l'arbitro ha giudicato bene in entrambi i casi, cioè come c'erano tutti e due calci di rigore. C'è stata grande ingenuità, secondo Solare, cioè nel senso Dalmasso non può fare un'entrata del genere su Perez a rigore Solare. Il primo, Tommaselli, è stato molto ingenuo, perché si vede anche dalle immagini, appoggia proprio la mano sulla schiena di Peters, che non fa nulla per rimanere. Sì, diciamo che il primo è un rigore che se te lo danno contro ti arrabbi sempre. Poteva essere bilanciato però con quello di Vitali. Che... Ecco, secondo me... Sono d'accordo, perché io come il...
come il primo rigore ne avrò presi 50 in carriera. E quindi lì è l'ingenuità del difensore, purtroppo. Che bravo. Non è un difensore, infatti Tommaselli, e ci vediamo con quello, no? Magari l'attaccante, cioè il difensore in area, la mano sulla schiena dell'avversario non l'appoggia l'attaccante, come in questo caso Tommaselli lo ha fatto, e Peters, che continua a ripetere, in Serie D non c'entra nulla, questo è un altro ragazzo destinato a salire di categoria e a essere protagonista in Lega Pro, non ha fatto nulla per rimanere in piedi. Vediamo il servizio. Non tradisce le attese il derby dell'MLB di Borgo Sesia, finisce 3-2 per il Gozzano, che dunque mantiene la vetta della classifica insieme alla Caronese. Tanti episodi della match con contestazione anche nei confronti del direttore di gara per i due rigori assegnati al Gozzano. Subito i fuochi d'artificio al terzo, infatti il direttore di gara assegna il calcio di rigore agli ospiti per un fallo che sembra esserci di Tommaselli su Peters. Dal dischetto, trasformazione impeccabile da parte di Segato, palla al centro e il Borgo Sesia pareggia. Tommaselli si fa perdonare l'errore in precedenza, se ne va in fascia, cross coi tempi giusti per Procaccio che si avventa sul primo palo e di piatto fa secco. Gilli al tredicesimo, corner e schema su corner del Gozzano, palla arretrata per Peters, la sua conclusione però è sballata. Al quindicesimo, punizione di Rebolini, ancora Procaccio la sfiora, grandissimo riflesso di Gilli che salva il risultato. Al 33esimo il Gozzano torna in vantaggio, schema su punizione, Segato pesca l'inserimento del difensore Goladorra Carboni che trova il gol del 2-1. Nel finale di primo tempo, al 46esimo, proteste del Borgo Sesia per un presunto fallo in area su Vitali. Nella ripresa, al 13esimo, il 2-2 dei padroni di casa, sponda di Girardi su calcio d'angolo per Salomone, un gioco da ragazzi, mettere dentro il 2-2. Al 24esimo però arriva il definitivo gol della vittoria rossoblu, spunto di Messias, l'unico della sua partita, palla per il contestato ex Perez che in area viene agganciato da Dalmasso. Anche in questa circostanza il direttore di gara, il signor Carrione di Castellammare, non ha dubbi, indica il dischetto, dal dischetto va lo specialista Segato, anche in questo caso trasformazione perfetta e gol della vittoria del Gozzano. Ecco, poi c'è uscito un Giancarlo Bollini che non c'entrava nulla. Dicevo, quando anche gli episodi ti dicono bene, sono segnali importanti, no? Abbiamo detto che, secondo me, ripeto, i rigori tutti e due ci sono. Io non ho visto la partita, ho visto solo queste immagini qua come riscontro della partita. Come ti dico, forse, visto che è stato punito con così grossa severità il primo rigore, sì, poteva dare quello su Vitali, certo. Poteva dare quello su, però lì sono sempre valutazioni che l'arbitro può fare o non fare, dunque penso sia stata una bella partita comunque, sì, sì. Scoppiettante da subito. Poi ci sono state queste polemiche, no? Su Facebook Gozzano ha lamentato così la maleducazione da parte di alcuni tifosi e anche dirigenti del Borgo Sesia dopo la partita. Io dico, è un derby. Beh, un a derby. Me piace un po' di sfottò. Fa parte del folklore calcistico anche questo. Poi è chiaro che si grida sempre allo scandalo, alla maleducazione, a queste cose qua. Ma se andiamo a vedere il passato, sono cose che ci sono sempre state. Non è che poi non so, un po' di rivalità c'è comunque sempre. Dunque, non so se sia successo qualcos'altro. Io non so cosa sia successo. Questo, cioè, io dico non per so il assolutamente pubblico cosa sia successo, e dunque non mi permetto neanche di dare un parere. Diciamo che però sono stati un po' insultati. Il Pepe dei derby fa. Diciamo che i tifosi Borgo Sesia se la sono un po' presa con gli ex, no? Con sì, Perez, con Lunador che era in tribuna. È chiaro che hanno un po' insultato la mamma, come spesso viene fatto, magari quello era un comportamento rivedibile, però dico sempre che nel calcio, se non ci sono i tifosi, è brutto. Cose da stadio, dai. Io mi ricordo una bella, non devo dire bella, però poi mi stracciano il tesserino. Mi ricordo una scazzottata tra tifosi a Borgo Sesia e in Borgo Sesia a Gozzano di 4-5 anni fa. Finita la partita, c'era stato l'intervento delle forze dell'ordine, una rissa tra tifosi a fine. Forse rista. No, quello cioè, no, ci senso, mancherebbe altro. È un po' troppo, però, nel senso, ogni tanto qualche urlo, quindi, sempre stando nella norma, senza esagerare, ogni tanto ci sta. Quante volte ti hanno insultato? No, beh.
potremmo fare un'altra trasmissione. Quando e come di più? Di più a Oleggio. A Oleggio un anno, quando l'anno che abbiamo vinto il campionato è stato con Colomegna. È stato il punto più alto. Marco? Fa parte del gioco. Io ti dico un po' di nostalgia anche di qualche striscione che una volta c'era negli stadi di Serie A. Sì, queste cose qua. Goliardi, ci sono, certo, d'accordo. Con te. Adesso non puoi fare entrare in mezzo striscione che devi. Un po' di nostalgia ce l'ho perché fa parte di tutto. Poi è chiaro che poi c'è molta attenzione in questo momento a tutte le situazioni di razzismo, di queste cose qua, che però anche lì ci sarebbe da aprire una parentesi, nel senso che vediamo sul campo a volte l'anno scorso contro di noi proprio Coppo prese 10 giornate di squalifica perché apostrofò qualcuno di colore con dei titoli. Però io, se un ragazzo di colore dice un insulto a un italiano, secondo me non prende più di una giornata, due. E dunque neanche quello mi sembra così giusto. A me non piacciono le bestemmie, quali non le posso tollerare in campo. Ecco, sentire le bestemmie di quelle ce ne sono sempre. Se no, troppe. Cioè, nel senso, certe volte l'arbitro, visto che se non vado errato, dovrebbe essere punito col cartellino rosso. Finiamo 6 contro 6. Finite 6 contro 6. Però se cosa comincia, purtroppo. No, la bestemmia è intollerabile. Purtroppo, no, ma uno a volte, una bestemmia è sempre intollerabile, no? È sempre intollerabile. Però ci sono certi stadi dove le senti, no? Molto di più perché sei sopra il campo. Io ci sono delle partite che rabbrividisco. No, sono d'accordo. Rabbrividisco. Però credimi sono che sopra il campo e sento una sfilza infinita di bestemmie contro la Madonna, contro Gesù, contro. Cioè, veramente. Basta. Sì, no, sono d'accordo. E no, io non dico mai niente perché faccio. Io dico, in quel caso lì dico, arbitro, ma le sente le bestemmie, no? È che se, come dice il mister, devi buttare fuori per bestemmie, le partite finiscono sempre 7 contro 7 o 8 contro però 8, purtroppo. Voglio vedere, perché se i primi inizia a sperarne uno da una parte o dall'altra, 10 contro 10, poi probabilmente la lingua la si taglia. Ecco, certo che se gli allenatori in settimana, a ogni allenamento, lasciano bestemmiare ogni 3x2, anche quello è l'educazione. Bestemmi, 5 euro di multa. Regolamenti, facciano i regolamenti, no? Le società facciano i regolamenti, vedi che dopo non bestemmiano più, e se non bestemmiano l'allenamento, non bestemmiano neanche la partita, anzi, ti sfido, da domani, allenamento alla Juve Domo, ogni bestemmia che un tuo giocatore dice, 10 euro di multa quando si dà in beneficenza, Brunetti uguale a Valestrona, vogliamo vedere che dopo 2 mesi cambiano l'abitudine, perché la gente bisogna sempre toccare nei soldi, no? Questo che bisogna sempre toccarla sui soldi, per carità, però è una cosa difficile da fare, Daniele. Lo so, però se non si comincia a farla. Ma non perché uno bestemmia, cioè perché a volte viene, purtroppo anch'io, mi è capitato anche a me, e istintivamente ti viene da imprecare, ma non lo fai per fare una cosa. Sì, ma un conto è dire sottovoce un'imprecazione che scappa a tutti. Può essere l'espressione felice, certo. E va bene. Un conto è sentire a urlato certe espressioni, quelle è intollerabile. Ma come lo sento io, lo sente anche l'arbitro, perché se si sente a 20 metri vuol dire che quello l'ha urlato il giocatore o l'allenatore. Perché pure gli allenatori... Va bene, dove andiamo adesso? Eh? Andiamo avanti, dai. Sì, andiamo avanti. Vuoi sentirti le interviste di Gaburro e di Didu? Ma certo. Vai, che sì. Vediamole, arrivano. Direi che è stata una buona partita da parte di tutte le squadre, su un campo molto tecnico, molto veloce. Sapevamo che era impegnativo la prima di ritorno partire subito su un campo del genere, però direi che la gara è stata positiva, abbiamo fatto delle buone cose. Bravi a sfruttare le palle inattive, sia noi che loro, perché comunque alla fine queste sono state le cose che hanno inciso di più sulla partita, però nel totale del volume delle situazioni che abbiamo creato, direi che abbiamo anche meritato questa vittoria contro un avversario però che ci ha dato del filo da torcere. Ecco, è vero che è solo la prima giornata di ritorno, però per i risultati che arrivano dagli altri campi si profila un duello, no? Insomma, il Como che ha perso sul campo della Pro Sesto, 11 punti di vantaggio nei confronti della Pro Sesto, insomma sembra davvero destinata ad essere una lunga volata tra Gozzano e la Caronese. Questo dice la prima giornata di ritorno?
L'anno scorso, prima giornata di ritorno, a Caronese allenavo io e ha vinto 4-0 in casa e Chieri ancora stava in testa alla classifica e non mi pare che il campionato sia finito con Caronese e Chieri davanti, quindi direi che è vero che sono degli ottimi segnali quelli dell'inizio giornata di ritorno, però è anche vero che è lunghissima la volata, mancano ancora tante partite, e 18 partite sono tantissime, succede tantissime cose. Io direi che in questo momento è importante fissare un obiettivo a medio periodo che può essere quello della sosta del Viareggio e capire a quella giornata come sarà la classifica. Ragionare adesso sul maggio è molto pericoloso per tutti perché comunque le partite sono veramente tante. La società che ha operato alla grande sul mercato, sono arrivati giocatori importanti, Messias non ha fatto una buona partita oggi, però nell'unico spunto che ha avuto è nato il gol del 3-2. La società ha fatto un ottimo lavoro, la società ha rinforzato una squadra che era già forte, come ci siamo detti un po' nella pausa invernale, per tentare di non lasciare nulla di intentato, scusate il gioco di parole. Messias è appena arrivato, ha fatto secondo me una buona gara, non una cattiva gara, e, può fare di più, però ha fatto una giocata sul rigore che vale, si dice, il prezzo del biglietto, no? Perché è stato molto bravo in quella situazione, sia lui che Perez, però dico, a livello qualitativo quando fai queste cose ti danno anche poi fiducia su quello che è il proseguo, quindi io direi che sono molto contento dei giocatori che sono arrivati, come sono contento di quelli che c'erano, e lo sforzo che loro stanno facendo è quello di amalgamarsi ancora una volta e ancora di più, perché comunque quando entrano giocatori nuovi lo spogliatoio cambia. Ci sono state 3 settimane di lavoro in questo senso anche molto utili, però partire era la cosa più importante perché comunque la prima di ritorno è quella che poi ti dà la spinta per ripartire, e oggi ero molto preoccupato perché il campo era un campo di quelli insidiosi che rischiava di poterti fare lo sgambetto, diciamo così, più che il campo il Borgosesia, e direi che siamo stati bravi in questo senso, dai. Il rammarico c'è sempre quando fai 0 punti, quindi quello è alto, però bisogna ripartire dalla grande prestazione che hanno fatto i ragazzi con un'ottima squadra, anzi forse non dico la più forte, ma sicuramente una delle più forti che giocherà fino alla fine per fare un salto di categoria. Chiedo questo per fare punti contro il Gozzano, magari bisognava limitare qualche ingenuità, no? Al di là se ci fossero meno i rigori, no. Sono stati un po' ingenui. Non voglio parlare del rigore, perché è una decisione che l'arbitro può prendere da una parte o dall'altra e noi dobbiamo accettarla. Per come è nato il primo rigore, questo sì, abbiamo commesso un errore grave, perché su un calcio da fermo, una punizione, sono in due sulla palla e quindi noi dobbiamo andare a creare almeno una parità numerica. Poi dopo viene giocata la palla, viene un uno contro uno dentro l'area, secondo me il contatto è stato minimo e non era neanche così evidente, però ripeto, poi dopo dentro l'area può succedere di tutto e questo è un errore grave perché noi non dobbiamo arrivare a quella situazione. Cosa chiedi al giro di ritorno del tuo Borgosesia? Io chiedo ovviamente di fare 10 punti, 12, per arrivare a una quota salvezza, che è il primo obiettivo importante della società, mio e della squadra. E la cosa che posso dire oggi è che bisogna cercare di affrontare le gare con questo spirito. Credo che oggi l'abbiamo ritrovato dopo forse un finale di giro d'andata un po' in fase calante. Se noi riusciamo a giocare con questa intensità, credo che riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Chiedo un'ultima cosa, no? Tu sei un esordiente, come tanti ti hanno preceduto qui a Borgosesia, e avete fatto tutti bene, stai facendo benissimo tu, ho fatto benissimo Dionisi, hai fatto benissimo Manzo. Qual è il segreto, no? Si parla sempre degli allenatori, della vostra bravura, però davvero questa società ha qualcosa di particolare? Sì, io credo che da questo punto di vista il merito maggiore va alla società, all'ambiente che circonda me in questo momento, ma gli allenatori anche precedenti, perché si è circondati da persone molto competenti che ti danno una grandissima mano sia sul campo che fuori, quindi ripeto, poi ci vuole tantissima volontà, tantissima voglia di crescere, di migliorare, di aggiornarsi, perché questo lavoro io lo faccio da pochi mesi, ma bisogna essere in continuo aggiornamento, cercare di guardare più partite possibili, più giocatori possibili per arrivare sul campo e non essere impreparati. Dunque, era già un allenatore in campo, no? Didu, hai sentito la domanda? Sì, ho sentito, non mi chiedere niente di Didu, perché io non posso dirvi qualcosa di Didu, l'ho trovato solo da giocatore contro, e dunque però dico, da giocatore ti posso dire che era un buon giocatore, e da allenatore non lo chiedere a me, però sarà un allenatore come tutti noi, che quando vince è bravo bravo, quando perde capisce poco, quando pareggia... Tu quindi capisci quasi niente. Io capisco poco. Francesco, insomma, che ci sia a Borgosesia forse un ambiente ideale,
che consente agli allenatori di esprimersi nel migliore dei modi è oggettivo. Sì, anch'io Didu l'ho sempre, ci ho sempre giocato contro e già lui era un allenatore tra virgolette in campo. Ma sì, il Borgosia sta facendo un ottimo campionato lì, penso che sia l'obiettivo sarà quello della salvezza e quello che stanno ottenendo. Assolutamente sì. E ieri abbiamo sentito Luca, pareggio del Varese, che adesso deve guardarsi le spalle perché la zona playout non è proprio così lontana, Marco? Questo sì, qualche problemino ce l'ha, ce l'aveva già negli anni, li ha sempre avuti. Tu sei stato anche a Varese, no, a collaborare? Ma sì, ma 30 anni fa, quando c'era Capozucca, Caligaris, poi c'è stato Patrizio Sala, lì c'era qualche giocatore che poi ha calcato qualche palcoscenico importante come Taldo, Possanzini, certo. Geller, Caparella, che era quello che prima era è stato lo Sparta, sì. Quando era un altro momento lì a Varese, quando il direttore era bravissimo a far mercato. Ecco, sì, insomma, non è un mistero che l'ho detto anche in altre occasioni, i problemi di Varese nascono anche dal fatto che si siano spesi tanti soldi per vincere un'eccellenza, per stravincere un'eccellenza, spendendo 10 volte quello che magari spendevano le altre squadre, hai stravinto l'eccellenza, però poi quel fardello te lo porti dietro negli anni, come sta purtroppo capitando da anni, non c'è un progetto credibile e serio. Un flash tra Prosesto e Folgore Caratese, no? Abbiamo detto del Como che ieri ha perso, che comunque è meno 8, terza in classifica, tra Prosesto e Folgore Caratese, che sono meno 11, una delle due può provare la rincorsa o sono già troppo staccate? No, per me sono tutte e due accreditate per arrivare, per lottare lì col Como per il terzo posto. Ah, terzo posto. Sì, per il terzo posto, certo. 11 punti sono tanti, anche se le partite sono tante, poi abbiamo visto campionati dove certe squadre hanno 15 punti sulla seconda e poi magari non ce la fanno, però 11 punti sono tanti in interregionale. Cioè, è la tua squadra, Ma no, ce ne saranno state anche altre, nel senso che nel calcio c'è qualcuno che ha perso uno scudetto con il Lecce retrocesso, è tutto molto imprevedibile, dunque dire adesso che due squadre a 11 punti non ce la fanno, sì, è probabile che non ce la facciano per giocare, anche perché sono due le squadre, certo, che hanno 11 punti in più, dunque... Se si deve provare tutte e due, ed è difficile. In eccellenza, ieri lo Stasi è stato sconfitto, te l'aspettavi? Ho visto qualche immagine, una partita che è stata condizionata dall'espulsione. Giusta. Qualcuno dello Stresa dice che è a fretta per... È vero che qui io voglio bene a Frascoia, ma non cioè quello è rosso tutta la vita. Allora ci sta il rosso, però da lì ci può stare anche allora un facciamo giallo, una cosa. Adesso ci vediamo questo servizio, ti rivedi il fallo, ripeto, del mio amico Frascoia. Il fallo non è un bel fallo, loro rosso. Poi ieri sono stati condizionati, loro certo. Vengono condizionati molto quando manca Faraci. Certo. Dunque è chiaro che hai tolto due giocatori, il due Lucento, giocatori più importanti per il Lucento è una squadra che mi pare sia la sesta vittoria consecutiva e dunque non è che ci sta, ce l'aspettavo. Quando c'è la ripresa dei campionati qualche a volte ci sono fuori. Risultati Franci e poi ci vediamo la partita. Ma io anche ho visto le immagini, a parte che lo Stresa meritava di stravincere questa partita qua. E sì, Frasco è un giocatore irruente. È molto, però l'intervento un po' duro. No, mi spiace, è un intervento da rosso, senza colombra di dubbio. Vediamo, tu dici no, ma è rosso. Regolamento del calcio, quello è rosso. Vediamo.
Il 2018 dello Stresa comincia con una sconfitta interna contro il Lucento, che compie un autentico blitz al Forlano. 1-0 il risultato finale per la formazione di Nastasi, che si allontana così dalla zona calda. Si entra subito nel vivo e dopo appena 90 secondi Lionello, oggi capitano dello Stresa, serve Gitté, che alza un po' troppo la mira e vede il suo sinistro perdersi alto. Ancora Stresa al nono con Bernabino, che taglia per Tuveri, che impegna Cecconello. Al 12esimo Frascoia ci prova direttamente dalla bandierina. Cecconello, con l'aiuto della traversa, mantiene inviolata la propria porta. Frascoia diventa protagonista negativo al 27esimo, quando il direttore di gara, il signor Colanino di Nola, lo espelle per un intervento a centrocampo a piedi uniti su Nicolini. Stresa in 10 per oltre un'ora, ma Stresa che mantiene inalterata la sua supremazia territoriale nei confronti di un Lucento che bada soprattutto in questa prima frazione a non scoprirsi. L'occasionissima per sbloccare il risultato capita al 40esimo sui piedi di Lionello, bravo ad inserirsi da dietro su un lancio proveniente dalle retrovie, ma fermato da Cecconello in uscita. Solo sul finire del primo tempo Barantani viene chiamato in causa e il portiere dei Blues blocca in totale sicurezza un rasoterra di Martorano. Lucento ben più pericoloso al secondo della ripresa, quando Barantani è costretto a respingere un velenoso diagonale di Nicolini. Al settimo sale in cattedra il portiere torinese. Il giovane Cecconello smanaccia in angolo un colpo di testa di Riccio sul traversone di Agnesina. Ripresa molto più equilibrata e con meno occasioni da reti. Bisogna attendere il 27esimo con Lionello che dalla bandierina centra per Bernabino, che di testa gira alto. Un minuto prima della mezz'ora il Lucento passa in vantaggio. Caputo avanza palla al piede, poi allarga per Lepera, che in diagonale batte Barantani. Si ristabilisce la parità numerica al 35esimo con l'espulsione di Ferlazzo, in campo da appena 5 minuti, che alza la gamba su Tuveri e viene allontanato dall'incerto Colanino di Nola. Finale caldissimo con Telesca, che al 42esimo sfiora il palo con un diagonale. 5 minuti di recupero, ma il fortino del Lucento resiste e lo Stresa non riesce a trovare il pareggio, anche se al 49esimo i padroni di casa chiedono un calcio di rigore per un presunto fallo di mani in area. Allora, mi fate morire, questo qua era rigore o non era rigore? Ma potevi darlo o non darlo, hai detto? No, io ho detto dopo... No, di quello che hai aspetta, detto. Aspetta, dopo un quarto d'ora butti fuori un giocatore, come buttato fuori Frascoia, che ci poteva stare... No, prima hai detto che era netto. Devi... Che ci può stare, hai detto sì, che buttarlo fuori... È andato a cercare la palla. Adesso devi dar rigore lì però. A quel punto là devi dar rigore. Devi dar rigore, perché io ti ho fatto la battuta sulla Juve... Mentre andava hai detto sì, può darlo o non darlo. Se non mi fischio un rigore come su quello di Bernardeschi mi danno 10 anni di squalifica a me. A te quanti? No, non lo so, io ti dico sia su questo episodio che su altri, ti dico quello che dicono normalmente gli allenatori. Ero distante dall'azione, non ho visto bene, vabbè, non posso allora, giudicare. Facciamo una cosa, andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo, ti faccio rivedere i gol che hai preso ieri al 94esimo, il rigore, insomma, dopo ce lo rivediamo. Non li guardo volentieri, ma comunque... Ecco, le tue interviste, no, le interviste anche. Prima la pubblicità. Continuiamo insieme dopo la pubblicità, andiamo a sentirci le interviste dopo Stresa Lucento di Donatello Zocca. Visto, si comincia male il 2018, con una sconfitta... Però non cambia giudizio sulla stagione, sul campionato fin qui disputato dallo Stresa. C'è un po' di rammarico. Sì, c'è rammarico perché siamo rimasti in 10 e direi che abbiamo creato parecchie occasioni da gol. Poi non siamo riusciti a concretizzarle, su una ripartenza loro abbiamo preso gol, però la partita l'abbiamo fatta sicuramente. Ecco, forse la partita è cambiata, pur avendo avuto le occasioni anche in inferiorità numerica con l'espulsione. Come l'hai vista dalla panchina quell'espulsione di Frascoia? No, ma l'espulsione è giusta, soltanto che se non vado errato qualche minuto prima c'è stata una loro entrata a piedi pari dove l'arbitro neanche ha fischiato fallo, per cui probabilmente se avessi fischiato fallo nell'azione precedente Frascoia probabilmente non subirà l'espulsione, però giornate storte capitano a tutti e secondo me la terna è incappata in una giornata storta, ma può succedere. Può succedere... Che arrivi da Nola, un direttore di gara.
Questo è il regolamento, se l'hanno mandata da Nola è perché deve arrivare da Nola. Però speriamo che non arrivi da Nola, magari da un po' più vicino, ma le cose vadano in maniera diversa. Però ciò non toglie che abbiamo perso la partita, quindi non deve essere un alibi. Però anche mi è sembrato, se non vado errato, anche gli ultimi secondi c'era un fallo in mano in area dove l'arbitro non l'ha visto, l'abbiamo visto tutti, lui no. Però vabbè, va bene così. Si riparte con più rabbia per domenica prossima, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Sì, 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 adesso domenica avremo fuori sicuramente Frascoia, vediamo le condizioni di Faraci, però ci prepareremo al meglio per andare a giocare a Vercelli contro il Borgo Vercelli. Sicuramente aver fatto il bottino pieno sul campo della prima in classifica non può che sicuramente gratificarci e darci l'ulteriore spinta per l'obiettivo di fine campionato, che è quello ovviamente di poterci salvare. Non conosco gli altri risultati, comunque sicuramente essendo il girone di ritorno ed essendo una vittoria contro una squadra che non è la nostra concorrente a doverci salvare, è un po' come se i punti valessero doppi, perché onestamente vedendo il valore della squadra avversaria e vedendo il rullino di marcia che ha avuto fino ad oggi, non so quante delle nostre più vicine concorrenti per la salvezza verranno a fare i tre punti qua. Avete poco però per poter godere questo successo, perché la settimana prossima vi aspetta un altro impegno non da meno contro la Biellese, però con questa grinta e soprattutto con quello che ha portato lei probabilmente si può fare un pensierino, anche fare uno sgambetto a chiunque. Ma allora, il nostro obiettivo sicuramente a lunga distanza è quello della salvezza, ripeto, non stancherò mai di dirlo ai ragazzi, ma anche loro sono coscienti di questo. Poi ragioniamo di partita in partita, voglio dire, noi in settimana spesso e volentieri prepariamo la partita proprio per far sì di raccogliere il massimo, che di fronte si abbia l'ultima in classifica piuttosto che la prima come lo è stato oggi. Giochiamo contro un altro squadrone, ma tanto nel girone di ritorno dobbiamo riaffrontarle tutte, però dobbiamo fare in modo di rendere difficile la storia a chiunque venga a giocare, soprattutto lì a Lucento, dove magari rispetto a questi campi qua noi siamo più abituati a giocare, essendo un sintetico di dimensioni non enormi. Dunque facciamo un giochino mentre andavano le interviste, nei terzetti di Serie D eccellenza promozione. Beh no, però cioè, adesso io è un discorso nostro e non possiamo renderlo pubblico. No. Chi vince la Serie D? Non lo so, io ti ho detto Gozzano. Chi vince l'eccellenza? È una bella lotta. No, me l'hai detto prima. Sì, potrebbe essere la Biellese. E chi vince la promozione? È lì una bella lotta tra Verbania e Accademia Borgomanero. Tu hai detto che vince? Potrebbe vincere anche il Verbania. Lui completamente diverso. Io dico Caronnese, che non me ne voglia niente il Gozzano. Dico il Trino, che non me ne voglia niente il Baveno. E l'Accademia Borgomanero, che non me ne voglia niente il Verbania. Va bene. Vi siete esposti tutti e tre. A proposito invece di sorprese in questo campionato. Premetto che i pronostici sono fatti per essere smentiti. Meno male, infatti bisogna farli. Ci sono due sorprese splendide di questo campionato di eccellenza, in attesa, perché le davano tutte come probabili retrocesse, che sono il Borgo Vercelli. Dimmi. No, io volevo ancora dire una cosa, perché l'ultima volta che io questi pronostici qua li faccio in estrema serenità, perché l'ultima volta che io e Roberto Cominoli ci siamo permessi di dire un qualche cosa su una domanda, un parere sui play-out del Verbania, vero? Sui play-out del Verbania, poi il signor Pedretti si è risentito e ne ha fatto. Io a lui volevo solo dire che a lui riconosco che è stato ed è ancora l'anima del Verbania Calcio negli ultimi 20 anni. Penso che a lui potrebbero fare un monumento all'ingresso del Pedroli, però anche lui deve capire che tutti possono avere dei pareri che possono essere diversi da quelli che ha lui. Ma meno male, per questo non vuol dire, io non voglio nulla di male al Verbania, anzi non voglio niente di male a Pedretti, mi è stata fatta una domanda, ho dato. Chi te l'aveva fatta la domanda? La domanda me l'avevi fatta te. E so che io e Cominoli avevamo detto qualcosa al quale io non ho più neanche mai dato peso, nel senso che non mi sembrava niente di così. Invece mi spiace che per Pedretti sia stata una cosa
che lui ha portato dentro, perché poi mi sembra sia venuto in trasmissione tre o quattro mesi dopo, qualcosa del genere, e abbia avuto... Scusami se mi allaccio al discorso, anch'io dico Caronnese, ma io tifo tutta la vita Gozzano, spero che Gozzano vinci questo campionato qua, vada a fare una Lega Pro ad altri livelli, eh. Non è che sembra che adesso tifo Caronnese perché... Ma certo, ma ci mancherebbe... Dico, tifo Gozzano e spero che Gozzano vada in C, però... Penso che la Caronnese sia, dopo tanti anni, spero che sia là per fare questo salto di qualità. Tutto qua. Ci mancherebbe, come ha detto lui, i pronostici, attenti, diciamo sempre le stesse cose. Lo si poi, può dire che vinco tutte e due. Poi per smentire certe cose basta un filotto di partite fatte in un certo modo e cambia tutto. E cambia tutto. Dicevo, delle due sorprese sono il Borgo Vercelli e la Rona, tanto di cappello. In questo campionato qua sicuramente sì. Nel campionato di eccellenza per me... Arona e Borgo Vercelli sicuramente in questo momento qua stanno facendo qualcosa di non inaspettato, però sicuramente sopra i loro obiettivi, sopra le aspettative, mentre altre squadre tipo il Verbania è oggettivo, cioè ma... il Verbania è quint'ultimo, oggi farebbe play-out. Sì, ragazzi. Ma io ti direi soprattutto gli Orizzonti, che è una squadra che è partita dove... Sembrava dovesse vincere il campionato con 10 punti sulla seconda, con un organico non di prim'ordine, di più ancora, e anche loro sono lì che tribulano un po'. Poi ieri hanno vinto con l'Aigreville, ma all'andata hanno vinto una o due partite. Sì, poi nel calcio bisogna sempre giocare le partite, dunque però Verbania, sicuramente... Cioè, Verbania rischia di avere il play-out, se è velocissimo. Non lo so, l'organico che ha il Verbania sicuramente non è da play-out. No, poi io penso di no, perché c'ha troppi giocatori di qualità e quindi ma adesso... in fondo ci sono squadre anche come la Pro Settimo che a livello di organico potrebbe non rischiare il play-out, sì. Non dovrebbe rischiare il play-out. Qualcuno li fa i play-out, Francesco? Sì, sì, no, sì, infatti... spero non la Juve dopo, anche se però... Il Verbania non rientra in quel circolo dei play-out, poi sai, nel calcio può succedere tutto. Piedimulera? Piedimulera è lì è vivo sotto. Comunque. Sì, sì, tutte le squadre che incontrerà il Piedimulera da qua alla fine, nonostante abbia 8 punti, conoscendo bene Tabozzi, sarà guerra aperta per tutti quanti, che non è un campo sicuramente che avranno fatto 3 punti facili. Ecco, domenica giocano in casa, se dovessero vincere in casa, insomma, andando a 11... veramente poi potrebbero progettare la clamorosa rimonta e crederci fino in fondo, secondo me. Sì, io l'ho già detto in tempi non sospetti che potrebbe il Piedimulera, da quando ha iniziato a giocare con la tranquillità, la serenità, avendo una classifica in un certo modo, prendendo partita per partita, sta facendo delle buone cose. I punti da recuperare sono tanti, certo. perché poi secondo me è cruciale la partita di domenica in casa. Se vincono quella vanno a 11, allora sì, però poi tutti ci dimentichiamo che il discorso è sempre che per giocare un play out non devi avere più di 9 punti, certo. Dalla dunque il Piedimulera per fare i play out deve avere un ritmo a playoff. Deve arrivare almeno a 25, 30 punti. 26. O giù di lì. Dunque non è un'impresa semplice. Però con la tranquillità neanche impossibile. Sono d'accordo con te. Ci vediamo adesso davvero le immagini relative al tuo 2-2, le interviste di Trino Iovedò. Abbiamo portato a casa un punto. Sinceramente dopo il 90esimo era completamente inaspettato, un punto in più che ci fa raggiungere lo Stresa in testa, però mi ero veramente prodigato coi ragazzi, che era una partita delicata, era una partita difficile, e sono penso dal 27 di dicembre che stiamo preparando questa partita. E abbiamo completamente sbagliato l'approccio, perché come dico sempre, quando vuoi stare là davanti queste partite devi farle tue, e non siamo stati capaci, io per primo, perché mi prendo io la responsabilità, perché è normale che la squadra la metto in campo io. Dopodiché credo che chi ha giocato ha dato il massimo e raccogliamo un punto.
un punto, come dicevo prima, inaspettato. Complimenti a Juve Domo che veramente ha dato il cuore. Capisco il loro dispiacere a fine di questa partita, perché comunque ormai la partita era quasi al termine, e poi ha fischiato la fine. Ci sono stato anch'io qualche settimana fa e so che non è facile riprendersi dopo una partita così, però guardando a casa mia sinceramente dobbiamo lavorare forse molto di più sulla testa che sulla condizione atletica o tattica, perché comunque oggi pensavamo di vincere senza neanche entrare in campo, e oggi credo che ci abbia insegnato molto questa partita. Spero che ci abbia insegnato molto. Partiti malissimo, purtroppo nonostante avessimo il primo del gioco anche nel primo tempo abbiamo perso due palloni, alla fine sono venuti la palla nostra persa e siamo stati puniti così. Poi finisce il primo tempo, ci siamo un attimo guardati in faccia negli spogliatoi, siamo entrati con un altro piglio e siamo riusciti subito a andare a accorciare le distanze. Poi vabbè, mezzo rigore, hanno dato quello che vuoi, ma non dobbiamo assolutamente guardare le scelte dell'arbitro, e meno male che alla fine siamo riusciti a pareggiare la partita, penso anche giustamente. Dopo la pubblicità, dopo le interviste, abbiamo visto le immagini di una buona partita, di una buona Juve Domo. Abbiamo visto anche l'autogol del povero Carrera, come l'hai presa? Non l'ho presa bene, perché non si può regalare un gol di quel tipo, ma l'autorete di Carrera è la parte finale di una situazione che va interpretata meglio, perché a 20 secondi dalla fine una rimessa laterale con la squadra schierata, un giocatore non può infilarsi in mezzo a tre dei miei giocatori, poter mettere palla, poi su quella palla messa in mezzo, neanche fortissima, Carrera è posizionato male col corpo, deve calciare, come ti dicevo, col piede sinistro, non con il destro, volendo può anche stoppare quella palla lì, se viste le immagini. È la calciata lì, è che dobbiamo fare, lo ammazziamo? No. Dunque, lui ha fatto un errore importante, ma l'hanno fatto anche altri. Quello che a me crea molto rammarico che è questione di distrazione, di poca attenzione, perché con la squadra schierata un gol così non lo dobbiamo prendere, ma è come il rigore, dove secondo me l'arbitro è stato generoso, perché il rigore che abbiamo preso dopo un minuto del secondo tempo è un altro grosso errore, e oltretutto a mio avviso c'è espulsione, non ammonizione del mio giocatore. E ci stavamo parlando negli spogliatoi che era doveroso, vincendo 2-0, dare molta attenzione al primo quarto d'ora. Siamo durati meno che un panino nel Biafra, perché dopo perché dopo un minuto abbiamo preso un rigore contro evitabile, ti dico, è viva per questa squadra. La squadra è viva, sono chiaramente dispiaciuto per il risultato di ieri, perché tutti dicono prima l'avremmo firmato. Certo, però dopo non si può più firmare quel risultato. Domanda secca, ti sei sentito messo in discussione nelle scorse settimane? Hai avuto paura? Ma gli allenatori, chi ha paura non deve fare l'allenatore prima di tutto. E questo lo diceva Carletto Mazzone e aveva ragione. È messo in discussione quando non fai risultati, il primo a essere discusso è l'allenatore sempre. Io ti dico, a Domo mi trovo bene, credo che la società sappia il lavoro che sto facendo, e dunque sinceramente è chiaro che i malumori ci sono quando, ma non mi sono sentito così messo in discussione. Poi ognuno ha il suo parere a volte, e dunque però è chiaro che bilancio però positivo fino adesso. Il bilancio è positivo sull'obiettivo che la società si è prefissata all'inizio stagione, cioè di cercare di far giocare più ragazzi ossolani possibili e di cercare di far giocare i più giovani del settore giovanile della Juve Domo. In questo momento qua i giovani
Iulini in testa, ieri ha fatto anche gol, ma anche Pesce e altri stanno facendo molto bene. Siamo riusciti a far esordire e far giocare Lenz ieri, ha fatto mezz'ora, l'aveva già fatto nella partita di Arona, Piana e qualche altro giocatore, 5-6 giocatori della Juniores hanno già esordito in eccellenza. È chiaro che sarei più gratificato, tutti saremmo più gratificati se la nostra classifica avesse quei 5-6 punti in più che abbiamo buttato nel water. Esatto, nelle ultime settimane, perché con l'Aigreville abbiamo fatto un'ottima partita e l'abbiamo regalata nei minuti di recupero per degli errori nostri, dunque non è tanto per la bravura dell'Aigreville in quei minuti lì, abbiamo fatto degli errori. Ieri abbiamo buttato via altri due punti, a San Maurizio un punto lo potevamo fare e 5-6 punti in più facevano la sicuramente differenza. Un'altra classifica. Ti chiedo ancora questo, no? L'addio di Bottone è stato, non dico concordato, no, sì, è stato concordato perché anche qualche frecciatina tu stesso nelle interviste gliel'avevi lanciata, no? Nelle scorse settimane, già, sì. già novembre. C'è qualche altro addio che ti ha, insomma, ti ha dato non fastidio, sono però... sono state valutazioni Piscopo, che... Greco, Cate... sono state Cate. Valutazioni, Cate aveva una richiesta, ha preferito andare dove aveva una richiesta, Piscopo è stato un discorso con lui, noi con lui avevamo un accordo che andava fino a Natale o fino al mercato di riparazione e lui, anche lui ha avuto delle proposte diverse e noi non abbiamo ritenuto di dar seguito di a quello che c'era, di pareggiarle piuttosto che di dar seguito a quello. Reputo comunque Piscopo e Cate due ottimi giocatori per questa categoria qua. Bruno, tu potevi andare via da Valestrona o? Ma no, erano voci che si dicevano a dicembre così, ma niente di concreto. Perché nessuno ti voleva? Eh? Nessuno ti voleva più? Come no? Il telefono scoppiava, le chiamate. Ah, però sei contento di essere sì, rimasto? Sì, sì, sono rimasto lì. Adesso, come ho detto prima, abbiamo fatto queste tre vittorie di fila, ci siamo messi, lì al quinto posto, stiamo lottando per centrare l'obiettivo dei playoff e speriamo di raggiungerlo. Ferriolo, Vogogna, Momo? Sì. No, chi? Momo. Allora, prima abbiamo parlato del Bavè. Dimmi. Mi sembri molto cattivo con il mio amico Brunetto. No, grazie, è un mister. Amico. Quindi... Sempre me lo fa. Insomma, mi diverto con lui. Abbiamo parlato prima del Baveno, che vuoi la verità, non mi avete chiesto che è la mia favorita. Non me l'avete chiesto i pronostici, io non li faccio. Secondo me la Serie D la vince Gozzano, tanto per essere chiari, come dicevo due anni fa dello Sporting, così è stato, secondo me la vince Gozzano la Serie D. Secondo me in eccellenza la squadra più forte, parere mio, è il Baveno. Poi non so se vincerà il campionato, però secondo me il Baveno. Vabbè, ma tu non hai espresso un parere. Come no? Ti ho detto che la Serie D la vince Gozzano. L'eccellenza, la squadra più forte è il Baveno. No, noi, a noi hai fatto una domanda secca e abbiamo dato una risposta secca. Fammi questa domanda. No, te la devi autofare la domanda, te la stavi già facendo, poi stai andando a tergiversare. Vuoi sapere chi vince l'eccellenza? Chi vincerà il campionato eccellenza? Per me lo vince il Baveno. Va bene. Ripeto, okay. Se lo vuole vincere, lo vince il Baveno. Cosa vuol dire questo se lo vuole vincere? Vuole dire tutto e niente, no? Perché... è chiaro che se vuoi vincere il campionato non puoi andare ad Aigreville ed essere fuori partita dopo 20 minuti, perdere 2-0 e andare a Roventino. Ad Aigreville ha perso 1-0 su rigore sì, al 90. Sì, però ha giocato malissimo. Se tu vai a leggere il post su Facebook del presidente Raffaele Bondone, dove è che ha perso? Non mi ricordo. Raffaele Ranchini su Facebook, io guardo i social network, anche lui ha detto se siamo quelli del primo tempo di oggi e delle trasferte in Val d'Aosta non andiamo da nessuna parte. Se siamo quelli del secondo tempo possiamo vincere il campionato. Quindi è questo il vero dilemma. Beh, ma allora, voglio scommettere 5 punti di distacco. Per me il campionato lo può vincere il Baveno. E ci vediamo Romettinese Baveno, sì o no? Romettinese certo, Cerano Baveno. Oh, guardala, via.
da 3-0 a 3-3, super rimonta del Baveno Aromentino. La Roce in casa non riesce a vincere. Andiamo in cronaca al nono, primo tiro in porta, Leto Colombo da punizione, Bonassi in angolo. All'undicesimo la Roce alla prima occasione passa uno dei tanti neoacquisti, Josué Gallace, pesca Joshua Tenkorang, il classe 2000, come al Pedroli segna e lo fa di testa per l'1-0 dei novaresi. Al dodicesimo risponde subito il Baveno, azione in verticale, il capocannoniere del torneo Ado a lato. Al ventunesimo schema consolidato del Baveno, sponda di Ado, inserimento di Luca Cabrini, splendido anticipo di Bonassi. Al ventisettesimo raddoppio Roce, sempre col nuovo millennio, sempre con Joshua Tenkorang. Tutto parte ancora da destra con l'ottimo Eliseo, Menaglio pasticcia, Balgini sciupa, Tenkorang e Lesto per il terzo centro del suo campionato. Al 36esimo è già tempo di tris per la Roce, Salzano calcia, Chiodi sbaglia, ottavo gol del torneo per Roberto Salzano, il secondo consecutivo dopo quello al San Maurizio Canavese nel recupero del 23 dicembre. Al 44esimo sfiora il poker la Roce, botta di Salzano, Chiodi si rifà parzialmente dell'orrore sul 3-0. Nella ripresa cambia tutto, al 17esimo il Baveno prova a rientrare nel match, sanguinoso pallone in uscita perso dalla Roce, Ado per Luca Cabrini che firma l'1-3 e il suo settimo gol stagionale, il quinto in campionato. Al 27esimo i blu di Pissardo vanno vicini anche al 2-3, mischia sugli sviluppi di calcio d'angolo Domenico Guida, viene chiuso sul più bello. Al 29esimo momento di confusione per i novaresi, la difesa non spazza, Ado in scivolata non trasforma l'ultimo quarto d'ora in corrida, però ci riesce qualche istante dopo, l'ex Juventus Domo fa 12 in campionato con un super colpo di testa su assist di Ramalo, il Baveno è vivissimo e al 39esimo la Roce è sempre più bassa, azione alla mano del Baveno e clamoroso 3-3, è Piraccini a servire il passaggio vincente, è Luca Cabrini ad infilare l'angolo per la doppietta e per il delirio blu. Nell'esultanza Motetta entra in campo dalla panchina dove si era accomodato al 18esimo della ripresa per lasciare spazio a Piraccini, rosso a Motetta e squalifica domenica prossima col Pondonnas. Nel recupero il Baveno incredibilmente sfiora il vantaggio dopo un pomeriggio all'inseguimento, colpo d'alta scuola di Luca Cabrini, brividi intenso per Bonassi. La Roce non vince nuovamente in casa, un solo successo fino a questo momento, il Baveno con una grande rimonta torna a fare punti lontano dal Galli. Dunque due cose mi sono dimenticato, prima che il Baveno è anche in finale di Coppa contro la Padronero, quindi a testimonianza della forza e anche della profondità della rosa, perché non è che arrivi in finale di Coppa se non è una rosa numericamente importante, perché è il doppio impegno, quindi un altro traguardo importante questo per Pissardo e i suoi ragazzi. L'altro aspetto interessante che vi chiedo da giocatore e da allenatore è questo, 3-0 3-3, no? Brunetti ride già. Rido anch'io. Eh? Rido anch'io perché tu sei malino. No, 3-0 3-3. Arrivare. Cosa vuol dire? Mi spiego. Vuol dire tutto, vuol dire niente. Ma vabbè, no. Magari chi vince 3-0 dopo la sosta ha un problema anche di tenuta a livello fisico, magari prendi un gol e vai in bambola, e invece per quello che è andato sotto 3-0 dopo 20 minuti, no, dopo mezz'ora, e potevano essere 4 perché Salzano è andato vicino a 4-0, è un problema di testa o è casualità? Ma io penso che quando vai 3-0 fine primo tempo, al giocatore scatta una rilassatezza che purtroppo ti succede quello che è successo alla Roce. Cioè pensi di aver vinto la partita e invece non è così. Cioè, si dovrebbe entrare con la stessa mentalità con cui si è fatto il primo tempo. E cioè, comunque ho trovato una squadra come il Baveno, ragazzi, che il Baveno ha giocatori singoli, penso sia una delle squadre più forti di questo campionato qua. Quindi è un 3-3 che alla Roce pesa tanto, perché quando sei avanti 3-0, come ho detto prima, dà fastidio.
Adesso vedremo come verrà fuori. No, speriamo non reagisca. Poi... Parlavo prima di delusioni. È un pochettino anche la Romentina se c'erano... Cioè, per il valore dell'organico, che è stato anche stravolto adesso. È, però... una squadra che all'inizio della stagione, con il discorso che hanno fatto loro di allenarsi al pomeriggio e queste cose qua, è stata cambiata totalmente. Poi è stata modificata adesso. Ulteriormente. Mettere insieme i giocatori non è così semplice, i risultati non sono così scontati, anche se... Poi il calcio è fatto anche di episodi. Loro vincono la partita di ieri che potevano vincere e hanno un'altra situazione di classifica e dunque mentale, dunque dato era reduce dalla netta vittoria, certo, nel recupero a San Maurizio. Tra l'altro c'è stato anche un episodio particolare sul gol del 3-2, no? del Baveno, con grandi contestazioni da parte della Romitese Cerano, come ci spiega Rotolo, che lamenta il fatto che il Baveno non avrebbe restituito il pallone. Questo è l'eterna discussione di sempre. Allora, l'arbitro interrompe, la palla non si mette allora, fuori. Prima sentiamoci Rotolo e poi il vostro giudizio su questo episodio. Rotolo e gli altri intervistati con Andrea Calderoni. Fin difficile dire che le due squadre che sono scese in campo nel primo e nel secondo tempo della Roce siano le stesse. No, sono le stesse, questa è l'amara verità, perché abbiamo fatto secondo me benissimo il primo tempo, siamo rimasti negli spogliatoi e purtroppo, guarda, ti dico la verità, non mi dà fastidio tanto il 3-3 perché comunque un pareggio l'avrei firmato, mi dà fastidio come abbiamo preso il secondo gol, perché... Chi avrà modo di vedere la situazione che si è creata è una situazione paradossale. Va bene così, ne prendiamo atto, non è un problema. Cioè no, è un problema perché secondo me al di là dei risultati, al di là del fatto che ci giochiamo qualcosa di importante in questo campionato, c'è anche un discorso legato a quello che è il contesto esterno dal calcio, tutto quello che deve funzionare, il sistema. Parliamo, quando vediamo la Serie A ci lamentiamo di quell'allenatore che dice o di quel giocatore che dice, di Nainggolan che va a fare serate eccetera eccetera, poi qui noi abbiamo un giocatore a terra, buttiamo fuori la palla e poi è andata come è andata, dai, chiudiamola lì. Parlando del primo tempo, il centrocampo a rombo che ha strutturato e funzionato, questo è sicuramente un buon viatico per partire in questo 2018. Ma le note positive ce ne sono un sacco, perché abbiamo tenuto campo bene tutto il primo tempo. Secondo tempo alla fine, ripeto, siamo stati sciocchi, siamo stati ingenui, abbiamo dimostrato poca personalità nei momenti importanti. Obiettivamente, tanto in queste situazioni la responsabilità è dell'allenatore, perché l'allenatore alla fine doveva fare in modo che la squadra non scendesse in campo il secondo tempo in quel modo lì. Quindi è inutile che andiamo a valutare il modulo, i giocatori o chi per essi. Io alleno questa squadra, è una squadra che ho voluto nel 18esimi completamente, sono stato accontentato, vinco 3-0, non può finire 3-3, punto. La situazione è soltanto questa. Un Baveno diverso nel primo tempo e nel secondo, però la reazione della ripresa è stata veramente importante. Sì, diciamo che abbiamo regalato un tempo anche per valore degli avversari, perché non bisogna mai sottovalutare l'avversario, nel senso che noi non abbiamo giocato bene, credo anche perché l'avversario avesse fatto una buona partita, quindi gli era tatticamente riuscito tutto. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, secondo me abbiamo fatto una reazione e oggi ho visto un secondo tempo in una squadra che può aspirare veramente a fare delle buonissime cose, perché alla fine poi dopo forse ci va anche stretto il pari, nel senso che abbiamo avuto un po' di situazioni ancora importanti, quindi la palla di Piracini che ha calciato di prima, che stava davanti al portiere, la palla di Cabrini deviata dal portiere, poi non ha toccato corner, ma una palla importante, la palla dell'altro Cabrini, la palla di Ado subito in spaccata, ci abbiamo creato tanto oltre aver fatto 3 gol. E la notizia più importante secondo me è avere il recupero di Cabrini, del Luca, perché finora... Purtroppo noi ce l'avevamo, ma sapevamo che non era ancora Cabrini, il vero Cabrini. Se lui è il vero Cabrini, come ha dimostrato oggi nel secondo tempo, sicuramente per noi aumentano le chance di punti, è un giocatore che ne può portare sicuramente. C'è da forse stare più attenti quando si è un po' in difficoltà a non
sfuggire troppo dall'obiettivo, perché si prendono sempre tanti gol e poi magari rimontare non è mai facile. Se pensi che noi, a parte, ripeto, Aigreville, che alla fine abbiamo preso gol al 90esimo e quella partita tatticamente in fase difensiva è stata perfetta senza nessuna conclusione loro, siamo andati a Trino, anche lì abbiamo fatto una discreta partita, ma abbiamo preso tre gol, qui abbiamo preso tre gol. È normale che fatturando due gol in sei partite è già buono aver fatto un punto, perché non possiamo pensare di poter vincere le partite facendo 4-5 gol. Questo è il motivo, cioè è la situazione tattica sulla quale dobbiamo lavorare, lo sappiamo, non è solo un problema difensivo, perché quando prendi tanti gol non è solo un reparto, è proprio l'interpretazione della fase difensiva un po' di tutti, che se non giochiamo con tanta cattiveria, tanto agonismo, tanta pressione, noi sicuramente qualcosa paghiamo. Allora, avete sentito le parole sia di Pissarro che l'Asticella l'ha ammesso, insomma, che il Baveno può puntare a vincere questo campionato. Puntiamo a vincere, no, a fare bene, ha detto, però insomma si è quasi smentita nelle interviste, quindi secondo me il Baveno veramente può ambire a vincere questo campionato. E poi c'è stato lo sfogo di Rotolo per quella situazione su quella palla sul 3-1, palla messa fuori con un giocatore a terra, e poi ha detto Colombo l'ha giocata e non l'ha restituita. Cosa ne pensate? Beh, io ti dico che a me spiace che su quella situazione lì non siano nate 4-5 espulsioni, due per parte magari, queste cose qua. Io adesso trovo prima la Roccia, poi il Baveno, dunque... Però da detto ai lavori? Da detto ai lavori ti dico quello che ti ho detto prima, che per me l'azione non dovrebbe mai essere, dovrebbe interromperla l'arbitro e basta, se no bisognerebbe continuare a giocare. Poi, come guardavamo delle immagini, nessuno si è lamentato per quella ripresa del gioco. Poi, normalmente, quando uno mette fuori una palla, la squadra avversaria lo restituisce. Magari lì è passato un po' di tempo e i giocatori del Baveno non hanno più ricordato, non è la parola giusta, ma magari due parole, poi ti sfugge la cosa e giochi il pallone. Non credo che sia una presa di posizione volontaria. L'ha giocata la palla, eh? La palla l'ha giocata, certo che l'ha giocata, abbiamo visto tutti, ma poi c'è stato un fallo. Sì, no, certo. Poi, ma ti premetto che secondo me sono tutte situazioni borderline. Sì, dove ovviamente chi subisce il torto ha ragione ad arrabbiarsi per aver subito il torto, e chi l'ha creato magari non l'ha creato così volontariamente. Sul buttar fuori la palla, penso che dalla Serie A alla terza categoria ancora nei giocatori, negli allenatori abbiano capito qual è la regola, perché una volta buttala fuori, una volta colpito in testa, una volta c'è l'uomo che crampi, una volta, e quindi ancora non c'è una regola ben precisa, quindi ognuno fa quello che si una, sente. Ma una regola, Francesco, non c'è, non è che il regolamento dice che... Lo so, mister, però poi vedi cosa succede. No, infatti sta dicendo quello. Stava dicendo proprio quello. Che non c'è una regola ben precisa. Quindi... No, per quello ti dico, cioè non c'è una regola ben precisa, e quindi ogni domenica succede un casino, buttala fuori, giocala. Io un pochettino fossi stato il Rotolo sarei stato arrabbiato, effettivamente. Ma sì, ma Giorgio ha ragione ad essere. Non mi sembrava neanche fuori dalle righe la sua protesta, la sua. Lui ha anche ragione, però dico che dall'altra parte non c'è stata questa grossa volontarietà di non restituire la palla. Secondo Marco, me più o la restituisci o non restituisci la sì, palla. No, ho capito. Non ero lì, non so dirti situazione si è creata. Dalle immagini non mi sembra che ci sia stata una volontarietà così. No, più che altro, come diceva giustamente il mister, cioè non c'è stato una volta che Leto Colombo riceve la palla e gioca la palla per giocare. Non c'è stato questo accanimento contro di lui perché ha giocato, ecco, solo questa cosa qua. Vabbè. Cioè, mi è sembrata un'azione, però poi... Vabbè. Chiusura, io ringrazio Francesco Brunetti. Grazie a te, Dani, posso fare i miei soliti tre saluti. Allora, salutare i miei compagni di squadra, che l'avevo promesso, Mattia Iob e la mia morosa che è a casa con la febbre. Ciao. Che 2018, ti sposi o non ti sposi? Ci sono in programma un po' di cosette. Quali? Che Milan vinca qualcosa. Sì. E poi vediamo, dai. La Juve, come la vedi? Juve, occhio. Occhio la Juve.
Andiamo. Marco? Io invece grazie. Non saluto nessuno, non mi sposo e dunque no. Buonasera a tutti. Va bene, bravo, va bene così. Grazie. Saluti Carrera, dici Carrera, mi raccomando. No, ma Carrera, bravo, sto ragazzi, scherzando, un saluto amico, volentieri. Poi, poi come stato diceva... È stato bravo fino adesso. Sì, sì, ha fatto un buon campionato fino adesso. Come diceva chi? Buffon, sì? Nel calcio ci sono momenti in cui sei martello e altri in cui sei incudine. Ah. Quando sei martello batti, quando sei incudine lo prendi. Grazie a Cesco Brunetti, grazie a Marco Mellano, dei Tanti per Dire, torno lunedì prossimo alle 20.35.